Ciao a tutti e benvenuti al nostro video dedicato ad Antonello Venditti, uno dei grandi nomi della musica italiana. Oggi parleremo della sua vita privata, una sfera spesso avvolta da mistero e curiosità. Iniziamo con la storia d'amore che ha segnato la vita di Antonello Venditti, quella con l'attrice Simona Izzo, sposata nel 1975 e dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Francesco Saverio. La loro relazione è stata molto intensa ma si è esaurita presto, terminando nel 1978. La separazione ha fatto molto discutere, anche negli anni successivi, e ha visto protagonisti anche tradimenti e incompatibilità emerse tra i due. Recentemente, Simona Izzo ha parlato della sua relazione con l'ex marito, rivelando che i rapporti tra di loro sono ancora complessi. Successivamente, Antonello Venditti ha avuto una lunga relazione con Monica Leofreddi, durata 9 anni e rimasta celebre grazie alla canzone Ogni Volta. Dopo la fine di questa relazione, il cantautore ha preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata, vivendo i suoi amori lontano dai riflettori e concentrando l'attenzione sulla sua musica e sulle sue passioni, come il calcio e l'impegno sociale. Nonostante ciò, Antonello Venditti ha sempre fatto parlare di sé, sia per la sua musica che per il gossip, soprattutto ai suoi esordi. Oggi, però, la sua vita privata è stata relegata in una sfera più intima e personale, lontana dai riflettori e dalle chiacchiere. E così si conclude il nostro video sulle curiosità della vita privata di Antonello Venditti. Speriamo di avervi fatto conoscere meglio questo grande artista, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Questo è il canale di Audiofollia, IT, portale che si occupa di arrangiamenti, realizzazione canzoni inedite su commissione, sia per interpreti che come idea regalo, trascrizione spartiti, sigle e jingle aziendali, colonne sonore, servizi audio, mix e mastering, editing, intonazione voci, realizzazione spot radiofonici e audiolibri, video su commissione, progetti grafici, disegni da regalare o illustrazioni, e letterari, biografie su commissione, lettere d'amore o racconti su misura, informazione su tematiche relative alla musica e allo spettacolo, recensioni musicali e molto altro. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella. Condividi con i tuoi amici. Alla prossima Audio Folli!